cambiato consumare. Cioè, si può fare un discorso un pochino più generale su come sono state valutate queste persone, criteri. Domani andiamo solo sulle singole persone. Domani già nel merito sulle singole persone. Posso finire quello che stavo dicendo prima? Allora, per riassumere, noi critichiamo innanzitutto le persone che hanno selezionato la shortlist, perché una di queste persone è un ex consigliere assessore del Comune di Saronno per il Partito Democratico, quindi è stata un'influenza di un partito nella scelta comunque dei candidati. No, è errato, non del Partito Democratico. Risale a 20 anni fa. Partito Democratico della sinistra, chiamiamolo in qualcuno volete. Seconda cosa, i criteri di selezione. All'inizio sono sempre gli stessi. Questo è un elemento che ci pone dei dubbi. Il fatto che dei tre selezionatori uno è legato comunque a quest'area. Chiedo scusa, un po' di attenzione per favore. Seconda cosa, la critica anche sui criteri, perché abbiamo fatto varie interrogazioni, non ci è mai stato risposto, finalmente oggi abbiamo qualche indicazione in più, ma sapere quali criteri sono stati utilizzati e come sono stati valutati è un passo in avanti. Però c'è stata bocciata una mozione, una risoluzione in Consiglio che chiedeva proprio una serie di criteri, fra cui la non condanna. La terza cosa, in generale su queste persone, come dicevo prima, non se ne salva una, perché tutte o hanno rapporti stretti con il Partito Democratico, quindi sono persone che fanno riferimento a quell'area politica, o hanno contatti diretti con dei consiglieri regionali. Mi riferisco a Baldi e Petrangolini, che sono persone che sono state inserite nella shortlist, che hanno contatti personali diretti con dei membri del Consiglio regionale. Questa è un'altra influenza che deve essere chiarita. E poi ci sono dei casi Sono parenti di. di primo grado di questa No, persona. diremo. L'autentazione non è mica la parentesi, sa, no? Contatti Abbiamo dei. diretti, Presidente, non riesco Posso a finire? capire. Mi Lei posso. sta con i santi. Sono No, stato contatti interrotto diretti, due volte, perché vuol per dire contatti diretti? Non sono stati nominati dal paradiso per te. Sì, ma non capisco contatti Allora. diretti che vuol dire. Mi immagino poi lei da Presidente della dire, Regione. Poi ci dica tutto quanto. No, Presidente, ma Ha immagino dato che lei la parola sia al suo lavoro lascio contatti oppure. diretti con tutto il mondo. Che No, vuol dire era da contatti due diretti? anni. Allora, per restare sul tema generale più del mio intervento, che vorrei Chiedo finire, scusa, consigliere Barillari. dicevo che ci sono forti dubbi nell'influenza del PD in queste persone che sono state nominate e abbiamo tutte le prove, ne abbiamo una per una, certezza. Poi sono dubbi sulle prove di selezione, qualcuno le ha saltate, anche qua non si capisce perché. Un altro è stato inserito nella shortlist quando è stato, scusate, escluso dalla shortlist e è stato ripescato. Quindi questi criteri sembrano molto generici. Così come anche le persone che vengono da fuori regione hanno dei dubbi legittimi su quello che hanno combinato nelle strutture da cui arrivano, e anche su questo avremo tutti i dettagli. Sui rapporti con la sanità privata, ci sono incarichi inconferibili, ci sono dubbi sulla legittimità della nomina, ci sono delle condanne, non solo una ma più di una, per abuso d'ufficio, patteggiamenti, c'è di tutto. Quindi queste 12 persone sono tutte comunque, hanno delle criticità. Quindi stiamo per fare una frittata. Vogliamo dare il parere positivo come commissione o prendete il tempo per valutarle, approfondire, fermarvi un attimo e riflettere su quello che stiamo facendo, perché non ne usciremo bene politicamente. Giuridicamente potremmo anche superare questi temi, ma politicamente stiamo mettendo le persone che hanno fortissimi dubbi di competenza, di esperienza e di legittimità politica. Quindi stiamo attenti quando voteremo queste norme.